Benvenuti su Mito Dolcino. Questa intervista è fatta in collaborazione con OMV, Organizzazione Mondiale per la Vita. Oggi vi presento due ospiti molto graditi. È tornata infatti a farci visita Vera Sharav, sopravvissuta all'Olocausto, attivista nel campo medico, fondatrice della Alliance for Human Research Protection e inoltre attivista contro alcune pratiche dell'industria biomedica in materia di consenso dei pazienti e dei bambini. Il secondo ospite, ma non per importanza, è il giudice Angelo Giorgianni, segretario generale dell'Organizzazione Mondiale per la Vita. Inoltre vorrei ringraziare Paola Maldi per il lavoro di interpretariato. Grazie Vera e grazie Angelo di essere qui con noi oggi. È un grande onore poter parlare con voi e poter connettere due persone come voi. Grazie, io mi sento piccolo piccolo rispetto a un monumento come Vera Sharav. No, Simone, to be in contact and to put in contact to people like you. And Angelo says that he feels that it's very little in compared with the grandeur of your personality. Monumento Vera. morale ed esempio di obiettività e di coraggio. It's a moral monument and it's an example of truth and courage. Ok, Thank you. allora, Vera, io so che tu sei una sopravvissuta all'Olocausto e quindi sai bene di cosa stai parlando, soprattutto quando accosti quello che sta succedendo a quello che accadde circa 80 anni fa in Europa. Inoltre, hai detto che prima, quando parlavamo, due furono i pilastri del nazismo, questo mi ha colpito molto, i medici e i giudici. Io vorrei un commento a proposito di questo. Sì, prima di Vera e poi anche un commento ovviamente di Angelo, essendo un giudice. Vera, you are a survivor of the Holocaust, so you know very well what you are talking about when you draw comparisons between the actual situation and what happened over 80 years ago. Earlier on, you made a comment which I found quite interesting, and you said that the whole Nazism was really the two pillars over which Nazism could grow were the magistrates and the medical professions. I'd like you to comment about that, and then I will also ask. To comment about, let me be clear about the question. Oh, sorry, yes. When you stated that the Nazism is really founded on two major pillars, one is the justice, the magistrates, corrupted magistrates, and the other one is the medical profession. Possiamo vedere un parallelismo anche con quello che succede oggi in parte, ecco questo. So in fact, we can see a parallelism between what happened then, where the regime grew thanks to the collaboration of the magistrates, of the justice, and the medical establishment, and today, where the actual regime is indeed funding its strength on the same two pillars. What do you make of it? What is your view? What is your comment? The first thing I would say is that the tragedy is that people didn't learn the lessons. People didn't learn the lessons of the Holocaust. The lessons were not just symbolic, 6 million and the bodies and all that. The lessons were that the entire civilized European society just buckled under, that the institutions didn't do their job, didn't do what they were set up to do because they just buckled to a dictatorship. And this is what's happening now. E la prima cosa è che le persone non sembrano aver imparato, non hanno imparato la lezione sull'Olocausto, che non era soltanto un discorso di cifre, 6 milioni, eccetera, ma era anche il fatto che l'intera società europea non ha retto al regime nazista, l'intera società europea si è piegata al regime nazista, quindi con un grande fallimento di tutta la società europea. Hey Vera, you can carry on. You can go on. Oh, I can go. No, well, what I would say is that that is really crucial. The fact that these institutions that were supposed to hold up democracy were so fragile and so easily pushed aside. It used to be always war. All right, and we had, the weapons of mass destruction were why
America went to war against Iraq. Well, there were no weapons of mass destruction. And now it's a virus. And they're using military terminology to go to battle against a virus, which is the most ridiculous thing. La cosa cruciale è il fatto che le istituzioni democratiche, si sono dimostrate molto fragili e praticamente all'epoca furono messe da parte. Ora c'era la guerra, sì, però ora si usa una. E c'era la guerra, scusate, c'è la guerra, si parla di. Si è parlato di armi di distruzione di massa, per esempio in Iraq. Ora si parla di un'altra guerra, ora si usa ancora un linguaggio militare, un linguaggio guerresco. Ora c'è la guerra contro il virus, che è una cosa ridicola, è un linguaggio assurdo. One of the major weapons that has been used both then and now is, of course, propaganda, the media. At that time, was very strong censorship. No one was allowed to utter words that differed from whatever Hitler said. And obedience was how it all happened. Obedience leads to Auschwitz. Obedience means that people don't use their own rational thinking. Allora c'era naturalmente la propaganda e i mezzi di massa sono quelli su cui ha questo regime nazista che naturalmente si è cresciuto, si è fondato. Allora c'era una fortissima censura, non si poteva dire assolutamente nulla contro Hitler, e però è l'obbedienza di fatto che ha permesso a questo regime di instaurarsi e di crescere, è il fatto che la gente obbediva. What we see now also is how easily they were able to turn the culture, the society, everything and every institution in it. Now we have to really appreciate that, how it isn't just the courts, it's the medical institutions, public health, the schools, the education system, all the universities. The very fact that Jewish institutions, including Yeshiva University and including the Holocaust museums, they require a green pass today. That is an affront. It's outrageous to me. In New York, in fact, Governor Cuomo contracted IBM for their Excelsior passport. Well, IBM, without IBM, it would not have been 6 million. It might have been 1 million, maybe two, but it would not have been six. IBM provided the technology that Hitler needed to identify, to track, to round up, to deport, to incarcerate, to tattoo, and to annihilate the Jews of Europe. IBM was not put on trial at Nuremberg. IBM today is just as powerful, maybe more so. Ora vediamo che hanno piegato praticamente tutta la società, perché non si parla soltanto della classe medica, delle scuole, dell'università, è veramente la società nella sua completezza, nella sua interezza. Allora, quando delle istituzioni ebraiche, come per esempio il Museo dell'Olocausto a New York, chiedono il Green Pass, questa è una vergogna, questa è un'assoluta vergogna. Cuomo, voglio ricordare, che ha fatto per la faccenda del Green Pass, ha fatto un contratto con l'IBM. Vorrei ricordare che l'IBM è stata quella che ha permesso di raggiungere i 6 milioni. Forse sarebbe stato raggiunto 1 milione,
ma non sei. Questo è stato grazie a IBM. IBM ha messo a punto tutti i sistemi di tracciamento, raccolta delle informazioni, quando si fa il census. Identificazione. Identificazione, ma quando si fa il census. Paola, alzo un po' il volume, sei bassa come volume. Eccomi. Allora, meglio, ok. Sì. Okay. Allora, IBM ha permesso praticamente tutta la catalogazione, identificazione delle persone da perseguitare e poi prende poi alla fine di uccidere. E notiamo che a Norimberga IBM non è mai stato processato. These passports, these digital passports, are absolutely a surveillance weapon. They will include not just vaccination, they will not just be a pass to go to a restaurant and a bar. No. What they will include is every aspect of your life, all the information, everything, particularly the financial. They will know all your credit cards, your bank accounts, whatever. And they will be able to survey from a distance, from remote, 24 hours a day, 7 days a week. They also have technology to read your thoughts. In China today, a teacher can tell if a child isn't paying attention. Sì, scusate, parto dall'ultima frase. Soprattutto questo sistema di controllo, questi passaporti digitali di fatto sono un sistema di controllo pervasivo e ora non solo sorvegliano tutti gli aspetti della nostra vita, inclusi quelli finanziari, naturalmente le nostre spese, i nostri movimenti finanziari, eccetera, ma adesso sorvegliano anche i nostri pensieri. Sappiate che in Cina, in questo momento, l'insegnante è in grado di cogliere se uno studente sta prestando attenzione o meno a quello che viene detto. Allora, quindi e concludo dicendo quello che ho detto all'inizio, che questi passaporti digitali non sono certo semplicemente uno strumento per andare al caffè o al ristorante per farsi un viaggio, ma c'è molto di più. C'è di fatto un progetto di sorveglianza continua H24 su tutti gli aspetti della nostra vita. This is such a dystopian universe that they're planning. They call it the Great Reset. Really, until this happened, when I would read anything about dystopian things, I said, oh, can't, it's just nonsense. Right. Until it's really here. And they are already beyond the testing. They're implementing it. By the way, another parallel, the UK chose the Quant, Quandt, their passport. They are the, Goebbels was their ancestor. That's the same family. Okay, so we've got IBM in the United States and we've got the Quant in Europe. I don't know what pass is used in Italy, but all of these companies are connected to intelligence, to the CIA. They were developed by the CIA. They were not developed by Silicon Valley. There's a long history about that. When one reads it, one realizes, oh my God, this is all a giveaway. They're making the money, but for that, they will collect the information. Well, you see in Israel, Pfizer is collecting the medical information of the Israeli population. Do you know how valuable the medical information of the whole genome of the nation is? That's always kept top secret because an enemy, when they get that information, they know what weapons to use against you, what kind of diseases. The unimaginable is being implemented. This is what I'm trying to warn people. This isn't just a replay of the Holocaust. It's not the Jews now who are the target. It's everybody.
And they will leave no door open. At the time, until 1938, Jews could have left Germany and Hitler actually wanted them to leave. 32 countries got together in Evian, France, to discuss the Jewish problem. And they each decided, all 32, that they would not take any Jewish refugee. And that's questo universo è di fatto distopico. Sempre il volume, Paola, sempre il volume. Questo universo di fatto è distopico e parliamo anche del grande reset e sembrava tutto assurdo, ma adesso tutto ciò sta veramente avvenendo. Quando si leggeva del grande reset non sembrava vero, ma invece questo ora sta veramente avvenendo. Pensiamo che negli Stati Uniti c'è la compagnia Quant che mette a punto una serie di tecnologie per il tracciamento. Ora la cosa fondamentale è che queste compagnie, che sia in IBM, che sia Quant, che siano altre, sono tutte sotto controllo della CIA. Allora, queste compagnie sì, raccolgono i dati, ma di fatto questi dati servono per altri progetti che sono, ripeto, sotto controllo della CIA. Silicon Valley ottiene le informazioni, così allo stesso modo in Israele la Pfizer sta collezionando un insieme di informazioni importantissime sul genoma di un'intera nazione. Queste sono normalmente informazioni top secret, estremamente riservate, e perché sono dati che possono indebolire moltissimo una nazione. E noi siamo veramente nell'inimmaginabile. Noi parliamo del nazismo, ma qui siamo ben al di là. Quello che sta avvenendo in questo momento è un progetto che va ben al di là di quello che è successo appunto 80 anni fa. Non lasciano nessuno spiraglio, non lasciano nessuna porta, diciamo, chiusa. È tutto possibile. E ricordiamoci poi che nel 38, fino al 38, gli ebrei potevano lasciare la Germania. Poi ci fu una riunione a Evian in Francia, dove 32 paesi chiusero la porta agli ebrei e dissero che nessuno di loro sarebbe stato disposto ad ospitare, a dare asilo agli ebrei. So I conclude by saying that these 32 countries, none of them declared their availability to host Jewish migrants. So they were collaborating essentially in having the Holocaust go forward. He didn't have the final solution hadn't been formulated yet. But it just shows, in other words, how there was, in a sense, collaboration, 32 countries. And so now it's for me to bear witness, again like this is just unbelievable, really. Jews kept saying, never again, never again, right? This was what does that mean? Never again is now. That's where we're at. Only now it's everybody is the target. Everybody's a target. And what that means is that unless we throw them out, unless we overcome them, there will be no rescuers. The Nazis ended when there were three armed forces, the Allied forces, United States, UK, and the Soviet Union. There will be no rescuers now. Allora, quindi parliamo di 32 paesi che all'epoca praticamente collaborarono. Testimoniare tutto quello che sta avvenendo adesso per me è assolutamente incredibile, perché di fatto qui siamo tutti nel mirino, non c'è nessuno che si salva. E la cosa grave è che almeno che non siamo noi a
buttarli fuori, a meno che non siamo noi a cacciare dal potere, nessuno verrà a liberarci. Nella seconda guerra mondiale ci sono state tre potenze che hanno liberato l'Europa dal nazismo: il Regno Unito, gli Stati Uniti e i sovietici, ma oggi non ci sono, oggi non c'è nessuno. Ah, scusate, ha detto noi siamo molto lenti a imparare. Dopo l'Olocausto abbiamo detto mai più, mai più, mai più una cosa del genere. E invece il mai più è adesso, è quello che sta succedendo adesso. Ok. Angelo, vuoi fare un commento tu? È drammaticamente vero quello che ha detto lei. È drammaticamente vero e mi viene in mente la teoria dei corci e dei ricorci di Giovan Battista Vico, che aveva chiaramente detto che, essendo l'uomo sempre uguale a se stesso, pur nel cambiamento delle situazioni e dei comportamenti storici, alcune cose si ripetono. È come se l'umanità non imparasse. E viene alla mia mente quello che era successo con la SARS, sostanzialmente la stessa identica cosa, e mi era venuto già in mente questo parallelismo con quello che era successo agli ebrei. Certo, nulla di paragonabile rispetto alle sofferenze che è stato inflitto a quel popolo, e il parallelismo non vuole essere sicuramente dissacrante rispetto a quella grande tragedia. I do profoundly agree with what you said, and you make me think about Gian Battista Vico, a philosopher of the 1700, that used to say that history is really a series of cycles and recycles, and one of the reasons why we witness some of the same things to come back is because the human nature really doesn't change. So there are situations which repeat themselves. And in fact, same thing has happened with SARS in the past. And I also have been thinking about parallelism between the existing situation and Nazism. I don't want really to desecrate what happened during the Nazism, because of course the level of suffering has been, you know, probably unique, but there are certainly parallels, as you are. Drammaticamente la storia si ripete, così come allora, anche oggi, sono saltati controlli, il controllo politico, il controllo tecnico, il controllo giuridico, così se ci fosse stata una classe medica attenta e scrupolosa e rispettosa del giuramento di Ippocrate, non avremmo avuto questa tragedia. Se ci fosse stata una classe giudiziaria adeguata, attenta, sveglia, avremmo potuto evitare che si perpetuassero una serie di crimini. We really lost all of the control, from a technical point of view, political, juridical point of view. And so, for example, if we had a medical profession that really respected, really honored the Hippocratic Oath, we wouldn't be where we are. If we really, so we wouldn't really have had the tragedy that is in front of us. Dagli errori si impara. Ma drammaticamente in questa vicenda gli stessi errori si sono ripetuti da Bergamo a Brescia, in tutta Italia, e poi dall'Italia in tutta Europa e dall'Italia nel resto del mondo. E noi ci dobbiamo interrogare sul perché. We say we learn from errors, but in fact the same errors, so to speak, have happened in Bergamo, then in Brescia, then in the rest of Italy, then in the rest of Europe. We really have to ask ourselves, why have we not learned from those errors? La verità è che questa emergenza è un'emergenza democratica. La questione del Covid è uno dei tanti progetti, è la punta di un iceberg, ma come abbiamo detto anche in passato, l'iceberg si chiama Nuovo Ordine Mondiale. The truth is that we really have a democratic urgency. We really have a democratic crisis, besides having had a sort of public health crisis. But what we are observing is really just the tip of an iceberg. What is really underneath this is what we call the New World Order.
menti criminali hanno studiato un progetto che è un progetto mondiale. Menti criminali hanno messo in debito conto le morti perché servivano in una strategia del terrore. Criminal mind have really designed such a project. They really wanted to terrify people. They have designed the death of the people as it happened, because the plan was to have a terror strategy, a strategy of terror. Ma sono d'accordo con Veresharov, sarebbe un errore pensare che questa strategia fosse esclusivamente finalizzata alla somministrazione dei vaccini. But I do agree with you, Vera. It would be an error to think that this strategy is only targeting the administration of vaccines. That's not the only objective. Il vaccino è un mezzo, non un fine. Il fine si chiama passaporto digitale. The vaccine is really a means, is not an end. And the vaccine is a means through the digital control. In vero vogliono cambiare il modello di vita, il modello di società, e vogliono un modello di un cittadino che è un cliente disciplinato, un cliente, un cittadino controllabile, asservito alle logiche di una lobby finanziaria tecnocratica che vuole governare il mondo. And indeed, they really want to change the model of society, the model of our life. They want to form a disciplined citizens that obey the new world order, that obey the big financial groups. Essentially, they want to construct a society of obeisance. È un modello che viene ammantato da un falso socialismo, ma che invece mira a utilizzare il socialismo per introdurre un controllo di una elite. This is a model that is vested of a false socialism. Indeed, it's not a socialism. The socialism is only an entry point, because what they want to realize is really a control by an oligarchy, by an elite. Qualcuno guarda al modello cinese perché è quello più semplice per attuare i controlli, quello per monitorare, controllare il pensiero e monitorare la vita di ogni cittadino e poterlo educare. Some people look at the Chinese model because it's a simpler form, if you wish, the more obvious form of control, of control overall, over the whole aspects of life of citizen, control of all the life of citizens. Noi come Organizzazione Mondiale per la Vita abbiamo denunciato il fatto che abusivamente si stava facendo la banca del genoma. We have cried out as a World Life Organization to what was going on in China, that we're setting up an illegal bank of genomes. È stata fatta in Italia, ma è stato fatto strutturalmente in Israele, e noi l'abbiamo denunziato alla Corte dell'Aia. We have presented a complaint to the Haya court about what's going on in Israel when it comes to the database of human genome. Con degli avvocati israeliani abbiamo presentato una denuncia alla Corte dell'Aia, una denuncia per la sperimentazione che è stata fatta in Israele, una sperimentazione che prevedeva nei contratti una scaletta di somministrazioni e una scaletta di controlli che davano il senso della sperimentazione. Non ho capito quest'ultima cosa, scusa, una somministrazione di controlli, il modo in cui venivano, sarebbero state controllate. Sì, tutto quello che è avvenuto era disciplinato nell'accordo tra la Pfizer e il governo. Okay. And we also have presented via our juridical case, according to which Israel has really worked out a whole experimental control design with Pfizer. So all of the data has been collected for a previous agreement between Pfizer and the Israeli government. E così questa mia attività mi è costata l'accusa di essere antisemita. So because of this I've been accused of being antisemite.
però orgogliosamente sono sceso in mia difesa. Il rabbino Rav Amnon, capo degli ebrei ortodossi di Israele, che ha ricordato come invece io sono amico del popolo di Israele e ho protetto alcune persone. I'm very proud to say that the rabbin Rav Amnon, the Orthodox rabbin, has really openly defended me. And in fact, I've also involved myself and put my face out to defend a number of Jewish people in Israel. E addirittura in una lettera che conservo nel mio cuore mi candida a giusto delle nazioni per il mio impegno in favore degli ebrei. And this rabbin wrote me a letter which I really keep close to my heart, where I am a candidate to be the fair in defense of Jewish people in Israel. E sarà per me un privilegio poter condividere questa lettera con Vera Sharov. Vera Sharov, I would really love and would be a privilege to share the letter I have received with you. It is extremely, extremely painful to see that Israel is almost neck and neck with Australia. This is a big shock, and the fact that the Israeli people are so totally hypnotized, they truly are. This ought to show other kinds of anti-Semites that no, Jews are no different. They can be just as a herd, you know, a herd of sheep. They truly don't blink an eye. I don't, now there, again, there is some upsurgence now. There is a resurgence there. But to me, it was just so shocking that when it was announced that they would make the vaccine available for the little ones, the 5 to 11-year-olds, that immediately they had 10,000 sign up. That's, you know, that just blows the mind. The parents are jumping to deliver their children. It is really, it's a shock. It's a shock to, you know, to many Israelis who reached out to the world, actually, with short videos begging, you know, to help preserve some sort of freedom. The punishment that governments all over the Western world are imposing on their own people is different from the Nazis. Let's just think about that. The Nazis, okay, they got the Germans and Austrians absolutely in lockstep, right? Goose step. Now we call it lockstep. That's, thank you, Klaus Schwab. But they were not out to annihilate their own people, only the disabled, right? The worthless eaters, as they called them. But now, the depopulation, which is at the core of this, because the oligarchs have decided, the technocrats have decided, they don't need so many people in the world. They want to get rid of a vast majority. And those that they will allow to live will be the slaves. And they won't be ordinary slaves. Slavery always had a problem that slaves run away. They rebel. These slaves won't. They'll chips. They'll be able to be controlled. No runaways. Allora, Okay. Listen, just per essere sicura, vi dico subito l'ultima parte che conclude dicendo
È scioccante vedere che le oligarchie mondiali di fatto stanno implementando un piano di depopolazione, perché siamo troppi, e coloro che rimarranno saranno schiavi. Ma attenzione, gli schiavi hanno sempre posto un problema, perché gli schiavi scappano, questi schiavi non potranno scappare. Questi schiavi saranno schiavi per sempre. E tornando, riprendendo il discorso più in alto, lei dice è molto, molto doloroso per me vedere quello che sta accadendo in Israele, come Israele è vicino in questo senso all'Australia, e c'è un grandissimo shock per me, perché è come se gli israeliani fossero ipnotizzati, e non ci sono, anche se adesso comincia a esserci un po' di protesta, però per lei è stato assolutamente scioccante quando ha visto che il momento in cui queste terapie geniche sono diventate disponibili per i bambini dai 5 anni in su, 10.000 bambini sono stati iscritti dai propri genitori, e questo per lei era incomprensibile. È vero che ci sono molti in questo momento appelli che gli israeliani fanno al mondo esterno per ricevere aiuto, ci sono dei video che vengono diffusi per mantenere la libertà, ma questo che sta avvenendo adesso è una sorta di punizione, cioè i governi stanno, quello che stanno facendo i governi in questo momento, stanno imponendo un piano che va per tappe. E quello che è molto diverso dal nazismo è che il nazismo è stato implacabile, ma lo è stato con una fetta particolare della popolazione, sì con i tedeschi, ma soltanto con quelli diciamo considerati inutili, con quelli considerati handicappati, ma poi non ha perseguitato tutta la propria popolazione. E invece, ripeto quella la conclusione, questi oligarchi vogliono di fatto trasformare tutto il mondo, ridurlo e poi trasformarlo in schiavi che non potranno fuggire. Divido. Your own government is your worst enemy. That's what's happened. Your own government, it's not a foreign. It's very important. And that should be the flame that should get people aroused. That this isn't a foreign enemy who's trying to take over. No, it's your own government. E il problema è che è il nostro governo, che è il nostro grande nemico, e questo dovrebbe essere una fiamma che ci spinge al cambiamento, perché, vi ripeto, non è un nemico esterno, è il nostro nemico interno, il governo, il nostro governo. But what these people, what these public officials, the government officials don't understand either, is that when they've done their job, they're going to be out, because the oligarchs, they don't have no more nations. One global government, one global currency, one global deciding how to do with oil and what all the different resources of the world, how to divide up. That's all going to be just in this one group. They will get rid of all these. Stalin had a name for that. Useful idiots. That's what he called those who helped him, those who were socialists. Useful idiots. And that's what all of these heads of state are. E quello che questi pubblici ufficiali non capiscono è che anche loro un giorno saranno fatti fuori, perché di fatto il governo globale non avrà più bisogno di loro. Ci sarà un governo globale, ci sarà una moneta unica, ci sarà solo un gruppo di finanziari, di alta finanza. Allora, un gruppo solo che sarà il governo globale. E quello che Stalin chiamava queste persone gli idioti utili, gli utili idioti, ma questi saranno fatti fuori. Sono convinto. Sono assolutamente convinto di quello che dice Vera. Condivido la sua diagnosi profonda. Questo è un progetto che vuole assecondare l'ispirazione di qualche finto benefattore dell'umanità, del signor Bill Gates, che insieme ad altri hanno teorizzato il sovrappopolamento e la necessità di ridurre la popolazione mondiale. I completely agree with what you say, and that the profound, the deep
diagnosis you made of the situation. And in fact, this is a plan essentially to please, to comply, to obey with the so-called philanthrop, such as Bill Gates, but together with other people have indeed designed and have indeed put in place the plan. Ed è stato lui stesso a indicare la strada, dicendo che con una buona politica vaccinale si può intervenire per risolvere questo problema. Sorry, I forgot to say that the plan in particular here, what we are talking about, is a Malthusian plan of depopulation. And so Bill Gates has himself said that vaccines are a way of reaching the target of decreasing population. E ciò mi ricorda quello che questo benefattore ha fatto in Kenya, che ha regalato il vaccino antitetanico in doppia dose e così ha sterilizzato a loro insaputa milioni di donne. You know, in Kenya, Bill Gates has delivered a double dose of anti-tetanus vaccine, and by doing that, by having a double dose, he sterilized thousands of women. E ora sembra che questo vaccino, questa terapia genica, anzi, abbia gli stessi effetti perché può determinare l'infertilità e in ogni caso ha determinato anche aborti di donne gravide. And it seems it looks like this genic therapy is having indeed the same outcome because it has caused already a number of abortions, and it's known now that it does affect fertility. Ma in ogni caso è fondamentale quello che diceva Vera. L'obiettivo è quello del governo unico mondiale e i lockdown sono serviti a trasferire quote di mercato dalle piccole e medie imprese nazionali alle multinazionali. You are absolutely right. The final objective is a global government, and remember that during the so-called lockdown, what happened was it's been a progressive shifting of the economy from small and medium enterprises into major multinational global groups. E i lockdown hanno fatto crollare l'occupazione, perché l'ossatura portante degli stati sono le piccole e le medie imprese, non le multinazionali. E così ogni Stato si è impoverito, e così ogni Stato ha necessariamente dovuto fare ricorso alla finanza internazionale. Now, the lockdown has in fact impoverished countries because by attacking small and medium enterprises, the rate of unemployment has increased, and that has forced the states to appeal to the international finance to obtain loans. E questo è un meccanismo che da magistrato conosco bene, perché quando le imprese sono in difficoltà, ci sono sempre gli usurai e la mafia a prestargli i soldi con un obiettivo, levargli le attività. And as a magistrate, this is a mechanism that I know very well, because when enterprises are in difficulty, in financial difficulty, the big financial groups or mafia, they intervene to help, so to speak, but obviously they will put them in even in more difficulty, under more stress, more financial stress. E così, a mio avviso, vogliono utilizzare il modello Grecia. Vi ricordate cosa è successo in Grecia? Gli hanno prestato i soldi, poi è spuntata fuori una troica finanziaria che gli ha imposto tutte le regole. Tagliare le pensioni, tagliare gli stipendi, tagliare lo Stato sociale e li ha costretti a vendere i gioielli di famiglia alle multinazionali. Questo è previsto per tutti gli Stati. What is really planned for all of the states is it's along the model of Greece. So first of all, they have lent money to Greece, and then they have inserted what we call the Trojan horse, which was a plan for severely cutting all the major sectors of expense in society, so the public life. And because this cut and these interest rates were so high, indeed, that forced Greece to sell all of the jewels. And this is what's happening now to all of the states. That's the plan for all of us. E allora è vero che non ci può venire nessuno a salvare da fuori, che dobbiamo intanto impegnarci noi direttamente perché il popolo sovrano possa prendere consapevolezza di quello che è questo progetto
e possa ripristinare la sovranità del popolo e la democrazia reale, spingendo per l'introduzione di meccanismi di controllo che questa volta siano affidati al popolo e non ai giudici o ai medici. E allora, this time no one, again, as you say, no one will come to save us. And now the only way out is that the people become sovereign and aware of this project, and their power goes back to the sovereign people, and control mechanisms go back to the sovereign people. So not in the hands of corrupted medical professionals or justice. The power back to the people. Però non dimentichiamo una cosa, che oggi questa vicenda è servita a svegliare tante persone e che è servita anche a far incontrare i figli della luce. Se non ci fosse stata questa tragedia, saremmo stati sparpagliati nel mondo. Non dimentichiamo che la vera rivoluzione l'hanno fatto gente come Simone, con l'informazione, diffondendo nel mondo l'informazione, facendo acquisire un'unica consapevolezza, che l'attacco è l'attacco al cittadino del mondo, che il problema è globale e la risposta, questa volta, sarà globale. Okay, let's not forget, however, that one good thing is that the Children of Light met up, is that we have an increasing awareness around the world that have allowed people to conglomerate, to group, to form solidarity groups, and we, you know, there are people like Simone that with his work through the media has indeed contributed to sharing and educating people as to what is really going on. And because, again, it's not just attacking, we're not just a single class or group of people are attacked. This is a global attack which requires a global response, a global defense. E io sto lavorando per un comitato di resistenza internazionale unitario, così come stiamo cercando di fare in tutte le nazioni, perché da questo può venire la salvezza del mondo, creando una coscienza critica unica e creando una gabbina di regia per iniziative che siano sempre più interconnesse nel mondo. I'm really working to set up a worldwide resistance committee that allows us to raise again our awareness worldwide again, and we need to establish a sort of directing spot, a directing hold post from where we are going really to coordinate initiatives throughout the world, a central control post. Io sono un piccolo uomo, ma c'è chi guida le nostre scelte. I'm a little man, but there is someone who's really driving our choices. Noi siamo accomunati in un'unica spiritualità e condividiamo valori e principi, e questo ci ha fatto ritrovare. It's because we are really sharing one whole spirituality, one whole spiritual life, and this is because, and this is why we managed to find each other, because we have that spiritual life in common. Well, we need to. I think the most important thing that we need to stress to people is that one world is cooperation, but not one world as blending all people into one. No. We don't want an ideal person. We want individuals with all the craziness. One of the things that allowed me to survive when I was for 10 months alone without a mother or father, was I learned to assess people, to assess who would be good, who can I trust. And I had help. People did help me. Children now with the masks, they don't see people's expressions. They can't learn how to assess people, individuals.
That's a terrible, terrible deprivation. They also don't learn how to talk because they don't see how you're supposed to form words. The children are really the ones that will suffer for many generations if we, you know, if we free up the world. But really, it's the worst because it's during their formative years. La cosa molto importante è che la cooperazione non deve diventare appiattimento. Dobbiamo continuare a valorizzare e ad accettare le differenze individuali, le nostre individuali follie. Quello che mi ha aiutato a sopravvivere per 10 mesi quando io ero sola è che io ho imparato a capire di chi potevo fidarmi e di chi non avrei dovuto fidarmi. Sono riuscita a capire quindi questo. Oggi però, con questi volti coperti dalle maschere, i bambini non riescono a capire con chi hanno di fronte, i bambini non riescono, sono ritardati nel loro sviluppo anche linguistico, non riescono a imparare a parlare. È tremendo quello che sta avvenendo, perché si stanno veramente soffocando i bambini. Quindi questa è una guerra anche per la loro liberazione, una lotta per la loro liberazione. So the we want a cooperative world, but not one world, not one government. No. Quindi un mondo che collabora, ma non un unico mondo, non un unico governo. La diversità è ricchezza, la diversità è progresso. Io ho definito il trattamento per i bambini tortura e ho denunciato il trattamento a loro riservato alla corte dell'AIA. E ora mi sto battendo in tutto il mondo per evitare questa strage degli innocenti attraverso un vaccino che non solo è inutile, ma dannoso e pericoloso, che cerca di modificare quella che è la nostra ricchezza, il nostro futuro, i bambini che sono la voce e le pupille di Dio. Diversity is richness. Children, in my view, have been tortured. And this is what part of my juridical case filed with AIA. I am also crying out for what is really going to be a manslaughter of children through the implementation of this vaccinal campaign. And children are really the voice and the eye, the pupil of God. E mi piacerebbe un documento che attraversi tutti i continenti e che narri al mondo questa tragedia. I really would like to have a document that goes through the whole continent and it tells the tragedy, the story of this tragedy. Con testimoni credibili come Vera Sharov. I would like to include a reliable a witness like you, like Vera Sharov. Yeah, well, I mean, this is, look, I'm talking because that's one of the things, silence, again, silence is always helpful to the terrorist and to the oppressor. Silence never helps the victims. Silence is what makes victims. It facilitates. Il silenzio è quello che di fatto ci rende vittime. Il silenzio aiuta il potere, il silenzio non, di fatto crea le vittime, quindi il silenzio deve essere rotto. More people need to talk. More people need to talk. Italians like to talk, so I mean, they should be in the streets talking, yes. And you know, that's what's charming, that's what makes it different from Scandinavia. I mean, you know, each one's different, and that's the way I like it, the differences. That's the beauty, just like there are different flowers in the fields. Well, with GMOs, there won't be many flowers, you know, that's all part of the plan. Più persone devono parlare, ancora più persone, le loro voci devono sollevarsi. E gli italiani parlano, gli italiani sono noti per essere molto vocali, quindi noi ci aspettiamo che gli italiani parlino, non sono diversi dagli scandinavi, ma questo è bello, questa è la differenza, queste differenze sono belle, come sono dei fiori in un campo, che invece vogliono ridurre completamente ad un unico specie. Diciamo.
I cinesi usano un unico abbigliamento, i bambini sono tutti uguali, con un unico abbigliamento. Chinese children are all dressed the same, with only one costume. E ora vogliono anche i cittadini del mondo tutti con un'unica divisa, tutti con un unico pensiero. The same thing they're planning now for citizens of the world to wear a single uniform, to have a single thought, single train of thought. Hai ragione tu, la diversità è ricchezza. You're right, diversity is richness. We want them different. We want different personalities. There's no creativity in a totalitarian government, by the way. Nothing, no creative anything. No creative arts, no science. Because science, if you're in a room with scientists, they argue, they fight. They bicker. It's true. Until they come to some understanding. And then 10 years later, that's overturned and there's a new science. That's how science works. So when they tell you, we follow the science. No, you're following dictates. You're not following science. Noi abbiamo bisogno della differenza, perché la differenza è ciò che soggiace alla creatività. E notate che nei regimi totalitari non c'è creatività perché non c'è differenza. Non c'è creatività in arte, non c'è creatività nella scienza e tutte le forme di dissenso sono represse. Quando oggi dicono seguiamo la scienza, non è vero, non seguono la scienza. Non è scienza quella. La scienza senza confronto. Se la scienza non è democratica non c'è progresso. E questa è una scienza a senso unico. È una scienza asservita, è un mondo della cultura asservito al potere, fine a se stesso. There is no science unless there is confrontation, unless there is discussion, unless there is disagreement. Yes. And so science is not unique, but this regime is really supporting unique science, unique thinking, but there can't be really any progress with that. Just one way thinking, one way street. Sono molto contento di avere unito, cioè di avere messo in connessione Vera Sharav e Angelo Giorgianni, perché sono anche contento di non essere intervenuto troppo in questa intervista, perché si è stabilito un bel dialogo e che ci ha portato, diciamo, a un messaggio positivo, ecco, che è quello, secondo me, che dobbiamo più che altro offrire alle persone, perché molte persone hanno capito. Ma molte persone sono isolate, cioè io stesso personalmente vengo contattato da tante persone che mi dicono ti prego dammi una mano, ho bisogno di un medico, sono isolato, non so con chi parlare, aiutami. Queste persone sono persone che hanno capito, ma non sanno assolutamente a chi rivolgersi. Io volevo dirti una cosa, Simone, un messaggio di speranza. Io sono assolutamente convinto che i magistrati in Italia, la cui stragrande maggioranza è persona onesta, si sveglierà e verrà da loro la risposta. Io sono convinto che nelle prossime ore, in Italia, che è la prima linea di questo campo di battaglia virtuale, sono convinto che in Italia verranno fuori le libertà che libereranno il mondo. Simone is happy not to have intervened too much so far and to have let the two of you to find your own dialogue, and I think the important message is that now we need to really offer people an alternative, a point of reference, a framework, because I myself, Simone says, I myself receive every day calls and requests from people to clarify, to be supported, to be helped. A lot of people understand, but they are lost. They don't really know where to go. And Giorgiani concludes by saying that he expects that, in fact, in Italy, the Italian magistrates will wake up and will really fight for truth. He expects that the solution to this problem will be essentially brought about a waking up of magistrates, of justice. È una minoranza che è asservita al potere, ma questa è la patria di Falcone, di Borsellino, di Terranova e di tante altre persone, alessandrini che hanno dato la propria vita, magistrati che hanno dato la propria vita per difendere le istituzioni democratiche.
E sono convinto che ci sarà un sussulto di orgoglio della magistratura e farà il lavoro che dovrà fare. It's a minority, but Italy counts among the judges, some very honorable judges like Falcone, Borsellino, Alessandrucci. No, Alessandrini. Terranova, and many more that have given their life in defense of justice. And I'm sure that there will be a waking up again of judges, of magistrates, in defense of our fundamental rights. Ok, vorrei ringraziare entrambi, Vera Sciarava e Angelo Giorgianni, e vorrei che tutti e due, ognuno dei due, provasse a dare un messaggio positivo prima di lanciasse un messaggio positivo alla popolazione che ne ha veramente bisogno, almeno in Italia, io credo anche negli Stati Uniti, ma qui in Italia, perché ci vivo, dico proprio che siamo sotto una cappa di molto molto forte, ecco. Quindi mi piacerebbe concludere questo bel dialogo, più che intervista, con un messaggio sia di Vera Sharaf che di Angelo Giorgianni rivolta alla popolazione. I'd like to conclude this dialogue rather than an interview by asking you both to launch a positive message to the population. I don't know exactly, I cannot tell exactly how the situation is in the United States, but certainly here we live under a sort of dome. It's very, 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 very dark. So please, you both, launch a positive message to the population, an encouraging message to the population. Well, you'll send me the information and I'll spread it, you know, to the right people. There are lots of groups that are trying to get together, and we really, really must. And we'll see. I mean, we have to win. there's no choice, because it will be the end of the world. So it's really, really terrible that we've come to this kind of a situation now we're 2022. You know, the clock is ticking. They've got plans. They've got 2025 and 2030. Those are their goals, you know, and their goals are absolutely satanic. And one of the things we need to get people to stop accusing anyone who challenges as conspiracy theories. I wish it was a theory. We'd have no, then I wouldn't be afraid of them. It's not a theory. That's the problem. They're very, very serious. Io diffonderò queste informazioni, questo dialogo, più che posso, nei gruppi che io conosco. E noi dobbiamo vincere. Non c'è scelta. Non possiamo non vincere. L'agenda è ben segnata, la prossima tappa è il 2025, poi ci sarà il 2030, ed è un'agenda satanica. Allora noi dobbiamo smettere di accusare le persone di essere dei complottisti o di essere dei teorici della cospirazione. Perché qui non si tratta di teorie, la cospirazione c'è, non è una teoria. Noi non siamo complottisti, siamo complottologi. Stiamo cercando di svelare i complotti degli altri. Not really conspiracy theorists, but we are complotologists. That is, we are constructing a logos, a discourse around the conspiracy generated and created by other people. That's what we are doing. We are throwing light. Not a theory, right? It's not a theory. It's all written. People can read it for themselves. That's what I don't understand. We have to send them. Go to the world. Economic Forum, and you read it all, it's spelled out. They're not hiding it. È tutto scritto. Dovremmo mandare queste pubblicazioni in giro nel mondo. Tutte le pubblicazioni del World Economic Forum, c'è scritto tutto. Non stiamo inventando niente. Eh sì. E voglio dire, concludere col messaggio a cui ci richiamava Simone. Non c'è notte così lunga che possa impedire al sole di risorgere. E la verità è come la luce, viene sempre fuori. There is no such a long night that the sun doesn't raise. Mm-hmm. And the truth will come out as the sun raises every day. E poi
Noi abbiamo scelto tra il bene e il male di combattere il male, ci siamo schierati. Noi siamo i figli della luce che sconfiggeranno i figli delle tenebre. Ed io vedo netta la luce in fondo al tunnel. Dio, in ogni caso, è con noi e non possiamo perdere. We have chosen to fight for truth. We have chosen to fight for light. We are children of light. And we are indeed fighting tenebris. I do see darkness. I do see light at the end of the tunnel. We are supported by God. We can't lose. God is on our side. Ok, io vi voglio ringraziare entrambi per il vostro contributo e auguro a Vera Sharav un buon pomeriggio, perché a New York è pomeriggio. Ad Angelo e a Paola una buona serata. Grazie. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Okay, bye bye.